Risto Zlatanov, cos'è cambiato in questo Coppa Elior? Nelle ultime 8 partite 21 punti, 7 vittorie piene. Non è cambiato niente, è cambiato che, come sostenevo da tempo, è passato un po' più di tempo insieme alla squadra. E più tempo stiamo insieme, più cresciamo. Non abbiamo quel ritmo di crescita di solito che delle squadre, che all'inizio ci vuole un po' di tempo e dopo crescono subito, siamo un po' più diesel, però importante arrivarci, no? Vibo, Modena e Cuneo era un mini ciclo attesissimo da parte vostra, ne uscite con 9 punti. Siamo contenti perché da qui in avanti ce n'è ancora molto. Ci sono ancora parecchie partite che contano molto più di queste. Oggi cosa ha avuto Piacenza più di Cuneo? Oggi cosa ha avuto? Forse un po' di battuta, se dobbiamo parlare proprio tecnicamente, ma noi avevamo un sacco di voglia in più. Guardate la classifica, nel senso che adesso avete Cuneo 5 punti dietro e Trento 3 punti avanti. Non l'abbiamo guardata fino adesso, figurati se adesso possiamo permetterci di guardarla, la guarderemo. L'importante è andare avanti così, andare avanti pian pianino, un passo alla volta. Lo ripeto per l'ennesima volta, abbiamo ancora dei margini di miglioramento, quindi questa è la cosa più importante che dobbiamo guardare, sulla quale focalizzarci, sul lavoro. Poi il resto, quando arriveremo in fondo, guarderemo anche le altre squadre e altre cose, insomma. Sei stato in dubbio fino all'ultimo, se poi giochi così, a questo punto forse c'è da sperare che tu ti alleni un pochino meno durante la settimana. È dal riposo che nasce il campione, ecco, bisogna far passare questo concetto. No, ero in dubbio, insomma, ho qualche problemino. Fortunatamente per adesso sembra gestibile più che abbondantemente, quindi avanti così. Grazie mille.